io l'ho prefato, ma i due autori sono riusciti da un lato a contestualizzare il discorso sul piano europeo, che era una cosa che mancava, dall'altro a valorizzare gli elementi che il Veneto ha legato alla lealtà alla patria e alla stessa cerimonia, alla stessa ideazione del Milite Ignoto, che nasce ad opera di un generale non veneto, Giulio Due, ma che trova poi in Fradeletto e in altri esponenti veneti la possibilità di trovare le formule con cui compare poi oggi nell'altare della patria. Sì, sono profonde le radici che ha il Veneto anche a Roma, perché poi la Grande Guerra di fatto si è combattuta soprattutto sul fronte alpino e sul fronte veneto. Come ricordavamo prima, 6 salme delle 11 sono state recuperate sul nostro fronte di guerra. Le ricordiamo appunto sul Pasubio, sull'altopiano dei Sette Comuni, sul Grappa, sul Montello, alle foci del Piave e sulle Dolomiti Ampezzane. 6 su 11 sono tante, dimostrano quanto il Veneto, il territorio veneto ha dato come tragedia, come dolore nella Grande Guerra, ed è rappresentato proprio l'altare della patria da questo masso del Grappa che un po' riassume quello che è stato il ruolo del Veneto nella Grande Guerra, e c'è questo ricordo ancora oggi che viene tramandato, che è giusto che sia ricordato.